You're the top, you're the Colosseum, you're the top, you're the Louvre Museum, you're a melody from a symphony by Strauss. Hemingway descrive così il caffè cova. Al caffè cova c'era un ambiente ricco, caldo e non troppo sfarzosamente illuminato, pieno di rumore e di fumo in certe ore, e c'erano sempre delle ragazze ai tavolini e di giornali illustrati in una rastrelliera alla parete. Così Fernanda Pivano, nota americanista, amica personale oltre che traduttrice di Hemingway, descrive lo scrittore. Hemingway l'ho conosciuto la prima volta, l'ho incontrato di persona la prima volta molto lontano da Milano, a Cortina d'Ampezzo. Era fuori della stagione della neve, era l'autunno e avevano tenuto l'albergo Concordia aperto apposta per lui perché potesse passare quelle settimane che hanno preceduto il suo affitto della Villa Aprile, dove poi si è andata a sistemare per passare l'inverno. Sono arrivata tardi la sera e lui ha capito che ero io quando mi sono affacciata alla porta del ristorante e ha attraversato tutta la sala con le braccia aperte per venirmi ad abbracciare. È stato un incontro indimenticabile e da allora siamo rimasti amici. Ma lui non parlava mai di Milano, era un ricordo che cercava in qualche modo di cancellare, perché quella guerra, quella prima guerra mondiale che lo aveva veramente devastato nel corpo con tutte le ferite che gli aveva portato per quei pochi giorni che c'era rimasto, era un ricordo che lui aborriva, perché diceva che quella era la più inutile di tutte le guerre e lo considerava un massacro inutile. Poi questo fatto di Milano adesso anche mi sorprende, come mi sorprendono le cose di voi del cinematografo sempre, perché è abbastanza strano di vedere questo cova che dovrebbe essere il cova dove andava lui allora, trasportato di alcune strade più in là. Il cova di Hemingway non era in questa strada, era in un'altra strada, ma il cova resta e il nome è lo stesso che lui cita tante volte, sia in Addio alle armi, sia nei racconti, sia in altri libri. Questa Milano è proprio una Milano dei 60 anni dopo, perché sono passati giusto 60 anni più o meno, insomma, quando Hemingway veniva qui ragazzo. Era proprio un ragazzo molto giovane e questo di Milano è stato il primo dei suoi grossi viaggi. Da allora i viaggi sono stati una delle sue costanti e sono serviti sia a fare di lui un personaggio, il grande viaggiatore, e sia a fare di lui un narratore straordinario. Tutti i suoi racconti si può dire che sono ambientati in qualcuno dei luoghi che visitava viaggiando. Come lui ha scritto questi racconti è inutile che lo stiamo a dire, perché sappiamo tutti che è stato uno dei grandi proseguitori della tradizione del racconto americano, che ha una sua tradizione molto radicata, molto importante. D'altra parte non è che questi i racconti siano stati l'unica delle sue esperienze. Se io dovessi consigliare a un lettore, che come qualcuno mi ha detto di fare, se dovessi consigliare a un lettore ancora ignaro di Hemingway che cosa leggere di lui, certo comincerei col consigliargli Addio alle armi, che è stato uno dei più grandi romanzi d'amore e di morte di tutti i tempi d'America. Però non c'è dubbio che i racconti restano sempre irresistibili, rientrano in questo grande filone di Hemingway, di Fitzgerald, che parte forse da O'Henry e che attraverso Sherwood Anderson ha dato i risultati che ha dato e che tutti conosciamo. Che cosa dire di lui? È molto difficile in 3 minuti dire qualche cosa di Hemingway, non so veramente da che parte cominciare. La cosa più importante da dire forse è che mi dispiace molto che non ci sia lui qua. L'ultima volta l'ho visto a Venezia, quando già era stato devastato dal terribile incidente d'Africa, e sicuramente non parlava di Milano. Aveva, mi ricordo, delle lunghe mani affilate, questo viso oramai smagrito,
e soffriva molto di questo disastro che l'incidente aereo gli aveva praticato, gli aveva esercitato sui reni. E questa è stata l'ultima immagine che ho avuto di lui. Poi naturalmente le immagini dei media, le fotografie dei giornali, delle riviste sono state innumerevoli, ma di persona questo ultimo abbraccio che mi ha dato quando l'ho lasciato al suo albergo di Venezia è rimasto un abbraccio che non ho dimenticato. Eccoci in studio e adesso parleremo con Fernanda Pivano, che è il nostro ospite questa settimana. È una settimana dedicata alla letteratura americana, alla grande letteratura americana e alla letteratura americana contemporanea. Fernanda Pivano è un'americanista tra le più importanti, credo che ci sono in Italia e non solo in Italia. Ha conosciuto molti di questi scrittori di cui ha parlato, ha scritto e continua anche recentemente a lanciare scrittori e lo vedrete, la Pivano per esempio ha lanciato i cosiddetti minimalisti e parlerà in questi giorni di questi scrittori, Tamayanovic per esempio, di Bret Ellis, di J.M. Kinnearney. Ma parliamo del primo grande scrittore, il primo classico che lei ha scelto, che è Ernest Hemingway, e il romanzo è Addio alle armi. Signora Pivano, i suoi rapporti con Hemingway, quando lo incontrò la prima volta? Tra l'altro lei ha scritto un romanzo che si intitola Hemingway, un romanzo saggio potremmo definirlo.